2012. I contratti a termine dovranno essere non solo prorogati, ma anche a delinquere veramente, senza le previste causali, confadamente poi solo con le causali. La norma si occupa anche del ritmo, sostenendo la parte degli altri del terzo settore, gli incentivi per la fonte di finanziamento. In tema di fringe benefit, il decreto immagina un po' di compensi in natura concessi dal datore di lavoro, dagli attuali 250 euro per figli a carico, esentati oltre che dalle tasse anche per il conto di un paese che vive di tutto, è considerevole il nostro PIL, di più di quest'estate, dal 1 giugno 2023 al 21 settembre. Del turismo e così anche alla terra, speciale, la formazione del reddito per i per il lavoro notturno e gli straordinari. Con le misure previste si interviene anche in merito al rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e le opportunità per gli infortuni con specifici controlli ispettivi. Siamo stati tutti drammaticamente colpiti da di loro e viene istituito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i familiari degli studenti vittime di abuso delle attività formative. Viene inoltre incrementato di 5 milioni per quest'anno il fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Altre misure sul tema riguardano di lavoro, di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione rischi, monitoraggio sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature conoscenze e responsabilità particolari con funzioni in caso di malattia. In sede di conversione, altre due misure sono state introdotte. L'acquisto del libretto famiglia, il servizio dell'INPS per pagare prestazioni di lavoro occasionale, lavoratori domestici, babysitter, o che potrà essere fatto anche in famiglia, e la possibilità per le donne vittime di violenza di familiare indipendente da quello del marito, anche ai fini ISE, per l'accesso al segno di inclusione. In conclusione, la norma rivolgono l'attenzione che al mondo del lavoro,